Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Autostrade, Conte dice lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie delle vittime. C'è un'intervista esclusiva, come sapevamo, il Premier sull'offerta da 3,4 miliardi ha detto: quando ho letto la proposta ho pensato ad uno scherzo, prendono in giro i familiari delle vittime del ponte. E sull'ipotesi di un affiancamento pubblico ai Benetton dice: sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con loro. Questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati. Intravedo una sola decisione imposta proprio da Autostrade. Sergio Mattarella e lo sloveno Borut Pahor alla foiba di Basovizza. I due presidenti si tengono per mano. Le immagini del gesto storico, un gesto storico e un momento particolarmente toccante oggi a Trieste nel corso dell'omaggio alle vittime delle foibe. I due presidenti Sergio Mattarella e l'omologo sloveno Borut Pahor si sono dati la mano dopo essersi avvicinati alla corona di fiori che due corazzieri avevano deposto pochi istanti prima alla foiba di Basovizza. Mattarella e Pahor hanno poi toccato ciascuno la corona e sono rimasti davanti all'ingresso della foiba in silenzio per un minuto circa. Al termine, prima di risalire in auto, i capi di Stato si sono fermati a parlare per qualche istante. L'evento è di grande valore. Pahor è il primo presidente di uno dei paesi nati dalla disgregazione dell'ex Jugoslavia a commemorare appunto le vittime italiane delle foibe. Patrick Zaki, detenzione rinnovata di altri 45 giorni. Amnesty dice decisione inumana. L'Egitto pensa che ci scorderemo di lui, ma si sbaglia. L'entità del rinnovo fino ad oggi di 15 giorni ricorda anche che per lo studente attivista egiziano è iniziata la seconda fase della carcerazione preventiva senza regolare processo, che in Egitto può avere una durata massima di 2 anni, quella in cui i rinnovi non sono più di 15 giorni ma di 1 mese e mezzo. Bergamo, parenti delle vittime del Covid depositano altre 100 denunce. Non vogliamo un nuovo mistero di Stato, no a mezze verità, hanno detto. Non ci basta una mezza verità, non vogliamo un altro mistero di Stato. E questo l'appello del presidente del comitato Noi Denunceremo, che oggi ha inviato una lettera ai vertici dell'Unione Europea per chiedere di vigilare sulle indagini in corso sulla gestione lombarda dell'emergenza Covid. Una richiesta che si aggiunge alle 100 denunce presentate appunto oggi dai familiari delle vittime del Covid-19 alla Procura di Bergamo nel secondo Denuncia Day, cioè il primo era stato fatto il 10 giugno. Sono arrivati da tutta Italia, non solo dalla Lombardia ma anche dal Piemonte, dall'Emilia Romagna o dal Lazio, come il signor Carlo che ha perso la madre e il padre, entrambi per infezione da coronavirus. Depositare la denuncia a Bergamo, hanno spiegato, ha un significato particolare per i familiari. Tutti i nostri esposti partono dalla mancata chiusura di Nembro e Alzano, conclude Fusco, che ha creato un problema non solo alla Lombardia ma a tutta l'Italia. Regionali Toscana, la candidata della Lega Ceccardi dice: non sono antifascista, facile dirsi così oggi con un nemico che non esiste. L'aspirante governatrice del centrodestra ha detto: sono anti-ideologica. Vengo anch'io dalla storia rossa, sono nata nel 1987 ma ho una famiglia di tradizione di sinistra, il fratello di mia nonna era un partigiano e fu ucciso dai fascisti, non sono né fascista né antifascista, aveva un senso la domanda allora nel 1944. E dice, gli hanno chiesto accetterebbe i voti di Casa Pound, dice il voto è libero e segreto, a nessuno viene chiesto censo, orientamento sessuale, religioso o politico prima di entrare in cabina elettorale. Notizie dal Treviso e dal Veneto. Gagliarini addio a Paola Luisotto, mamma di 45 anni, si era ammalata 6 anni fa, tumore alla testa, un grave lutto per la famiglia e per la comunità. Cerca di estorcere denaro ai genitori, interviene la polizia. L'episodio è avvenuto venerdì scorso in una zona residenziale di Treviso. Il giovane con problemi di droga aveva danneggiato l'auto del padre e la madre per costringerli a dargli dei soldi.
Lithia Cornuda c'è attesa per il risveglio del 63enne, si attende di poter sentire l'uomo per verificare quanto raccontato dal giovane, un ventenne, secondo cui il 63enne avrebbe cercato di violentarlo legato ad una sedia e successivamente cosparso di benzina con la minaccia di dargli fuoco. Coronavirus, Zaia dice il virus arrivato dall'estero è molto più contagioso. Lunedì 13 il nuovo punto stampa del governatore del Veneto insieme al dottor Rigoli dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso ha detto il virus arrivato dall'estero è molto più contagioso. Rubano bottiglie di champagne, coppia fermata dai carabinieri. Fu a sabato il furto di Altosano di Montecchio Maggiore, era il secondo blitz nell'arco degli ultimi giorni. Simone Freschi, un trevigiano, e Marta Giacomelle, jesolana, avevano staccato le placche antitaccheggio, ma sono stati smascherati. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. A Trieste la storica visita dei presidenti, i due capi dello Stato hanno reso omaggio mano nella mano al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza e al Cippo del Tigre. Giornata storica a Trieste dove oggi si sono dati appuntamenti i presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor. A Trieste protagonisti di un intenso calendario di appuntamenti ricco di significati per la nostra terra di confine che ancora per molti versi cerca comprensione reciproca e pacificazione. Fa incetta di prodotti per il corpo ma non li paga, a finire nei guai un giovane cittadino straniero che ha riempito il borsello ma è stato pizzicato. Un cittadino di 29 anni di origine colombiana residente a Udine è stato denunciato a Piede Libero per furto dopo essere stato fermato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine. Nottata e in parete per due alpinisti sulla creta cacciatori, non trovando il punto per completare la discesa hanno deciso di bivaccare in attesa della luce e delle indicazioni dei tecnici NSAS. Ieri intorno alle 22 una cordata di due alpinisti composta da un 35enne e da una 21enne, entrambi di Trieste, ha contattato la stazione di Forni a Voltri del soccorso alpino e speleologico per chiedere informazioni sull'ultimo tratto di calata in corda doppia dalla creta Cacciatori del gruppo del Peralba Avanza sulle Alpi Carniche. La terra trema a Tramonti di Sopra, scossa alle 14.06 di 3,6 gradi, localizzata nella zona montana Pordenonese. La terra trema a Tramonti di Sopra, la terra ha tremato ancora in Friuli. Alle 14.06 infatti si è registrata una scossa di 3,6 gradi che l'OGS, il Centro Ricerca Sismologica, colloca a 9 km a ovest di Tramonti di Sopra, nella zona montana Pordenonese. A fuoco il materasso, quattro persone intossicate a Udine. Il principio di incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 9 in una palazzina del quartiere Aurora. Un principio di incendio, come dicevamo, questa mattina in un alloggio di una palazzina del quartiere Aurora Udine. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in camera da letto e hanno coinvolto un materasso. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.